il tempo fa schifo oggi, voi non lo direte perché vedete quella parte là che non c'è una nuvola, ma là è pieno di nuvole. E quindi oggi vi racconto una pillola camminando. Allora, nel sogno di ogni viaggiatore vi è sicuramente il desiderio di visitare Venezia. È giusto e corretto perché è splendida. Noi ovviamente lo abbiamo fatto e quando abbiamo visitato Venezia e i suoi dintorni abbiamo conosciuto i Bacari. Oggi vi voglio parlare proprio dei Bacari e di due prelibatezze che abbiamo mangiato lì. Nello specifico, noi il Bacaro che abbiamo visitato lo abbiamo visitato a Mestre. Non avevamo ancora tutte e due i bambini, avevamo soltanto la più grande, Laura, che allora aveva poco meno di un anno. E quindi dopo una giornata dedicata alla visita degli luoghi scelti di Venezia e dintorni, avendo sempre sentito parlare degli aperitivi veneziani, ci siamo buttati in un bel Bacaro. Ma intanto scusate, che cos'è un Bacaro? Perché se non lo sapete ve lo devo spiegare. Vi aiuto. La parola dovrebbe derivare da Bacco, da tutti conosciuto come il dio del vino e sì, anche del teatro. Ma qua parliamo di vino. Ho reso l'idea? Comunque, il Bacaro quindi è un misto tra osteria e pub, dove è possibile bere, mangiare degli ottimi piattini, spuntini, della cucina veneziana. Allora, la pillola di oggi è nata per parlarvi principalmente delle sarde in Saor, ma vi voglio parlare di quella serata che ricordo veramente con tanto piacere. Entrammo in questo locale caratteristico con il passeggino ed il proprietario ci fece sedere in una zona più appartata. La nostra bambina, tempo zero, si addormentò e non si svegliò più fino al giorno successivo. Una fortuna incredibile. Iniziamo ad assaggiare tutti i piatti tipici, uno dopo l'altro, fino ad arrivare appunto alle sarde in Saor, spettacolari. Ma vi voglio parlare di un altro piatto, sempre in Saor, gli scampi in Saor. Allora, ve li consiglio alla grandissima, come vi consiglio le sarde, ma è anche giusto che vi spieghi più o meno cosa sono. Intanto mi scuso perché chi mi conosce sa che quando parlo di cibi e prelibatezze, la dimostrazione che mi sono piaciute è il fatto che inizia a venirmi l'acquolina in bocca. Tornando a noi, tutto quello che viene definito Saor in genere è una pietanza normalmente di pesce, infatti gli scampi e le sarde sono pesci, sono comunque abitanti del mare, se non vogliamo dire pesce per gli scampi. Questi vengono prima fritti e poi messi a macerare in tantissima cipolla stufata nell'aceto. Il procedimento è facile, ve lo andate a cercare su internet perché non sono qui per dirvi la ricetta, ma grossolanamente il piatto è questo. Mi perdonino i veneziani perché questa descrizione è un po' sbrigativa, però devo fermarmi qua con la descrizione perché sennò mi viene tutta la bava alla bocca. Insomma, andiamo avanti. Torniamo alle nostre buone sarde in Saor e vi devo dire che questo piatto storico della cucina veneziana sembra derivi dai pescatori veneziani che quando uscivano in barca tendevano a portarselo dietro, perché sembrerebbe che questa ricetta così composta si conservi meglio di tante altre. È anche usanza, forse per dargli anche un po' più di gusto, perché effettivamente le cose in Saor mangiate successivamente hanno più gusto, appunto, di mangiarla almeno il giorno successivo, se non oltre. Con questo, ragazzi, ho finito. Vado a mangiare qualcosa perché la sento arrivare, la fame.